Eurostat ha rivisto in positivo l'andamento del prodotto interno lordo dell'Italia dei primi due trimestri del 2015 e l'obiettivo del governo Renzi di raggiungere una crescita dello 0,7% è sempre più vicino. Dati confortanti anche per la Toscana, dove, spiega il governatore Enrico Rossi, da aprile a giugno sono stati creati 30.000 nuovi posti di lavoro in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e la disoccupazione sarebbe così diminuita dall'11 all'8,5%, sotto solo a Veneto e Trentino. Un dato ancora molto alto, preoccupante, ma con un segno di miglioramento e l'occupazione in Toscana cresce soprattutto nei servizi e all'impresa. Sono servizi, sembrerebbe, soprattutto legati all'industria, quasi che la tenuta dell'industria del manifatturiero in Toscana, come abbiamo visto, soprattutto orientata all'export negli anni precedenti, adesso abbia un effetto indotto positivo anche sui servizi alle imprese. Ma il condizionale è d'obbligo, visto che le rilevazioni Istat sono telefoniche e dunque le risposte soggettive. Un primo segnale di uscita dalla crisi che si somma ai dati positivi sull'occupazione nazionale diffusi dall'Istat. La città di Firenze scende sulle sponde dell'Arno contro la demolizione della Rarinantes, l'iniziativa per dire no allo smantellamento della sede della storica società di nuoto fiorentina si terrà il 3 settembre e la sera canoe e dragon boat si muoveranno in corteo sul fiume. L'iniziativa è nata in sinergia tra Rari e Confcommercio. Il 7 settembre infatti scatterà lo sgombero dell'area stabilito dalla città metropolitana e il 31 ottobre la demolizione delle parti a rischio idrogeologico come gli uffici, il ristorante, il bar e le terrazze. Entro il 2017 toccherà poi alla piscina e alla sede dei canottieri comunali. Il pericolo idraulico però, secondo la società, non esisterebbe. Noi abbiamo contestato questo parere attraverso delle prove tecniche, delle simulazioni di esondazioni del fiume in caso di piene duecentennali e abbiamo avuto il conforto anche del nostro parere da parte dell'autorità di bacino che ha asseverato tutte le perizie tecniche che abbiamo fatto. Il nodo da risolvere è il vincolo dei 10 metri di distanza dal fiume imposto da un regio decreto del 1904, ma l'obbligo di lasciare libera la sede è legato, oltre al rischio inondazioni, anche all'inottemperanza alle norme d'ambito da parte della società, attestato anche da alcuni provvedimenti della magistratura che in passato aveva sequestrato alcune zone dell'impianto. Ci troviamo in un luogo d'eccezione, particolare Palazzo Medici Riccardi, la prima residenza dei Medici a Firenze e nel luogo della limonaia. In questo luogo è allestita in questi giorni una mostra importante di Mario Minarini. Ma è il lavoro di un anno e mezzo in realtà, quindi sono tutti inediti e pensati per questo luogo e per questa città, perché una parte della mostra è dedicata a questa città. Diciamo che nell'ottica della pittura fiorentina un artista che innanzitutto nasce a Firenze, vive la sua città e ancora a maggior ragione qui continua ad essere il luogo delle sue esposizioni, ma si apre molto anche all'esterno, si esibisce anche altrove, ovviamente le sue opere sono in mostra anche in Inghilterra, si trovano anche in altri luoghi, presto sarà anche in Messico e si colloca sulla linea dello stile macchiaiolo, quindi guarda molto a quello che è la documentazione non certo celebrativa della città di Firenze, ma con un senso proprio intimistico, quindi una visione molto intima con effetti di luce che lasciano intuire questa formazione da orafo e quindi ci danno questi effetti anche all'attenzione dei metalli, degli oggetti curati nei minimi dettagli. Questo è un po' lo stile di Mario. La mostra è aperta tutti i giorni, il palazzo chiude il mercoledì, quindi non è visitabile il mercoledì. Per il resto vi aspettiamo e soprattutto vi aspettiamo giovedì 3 settembre dalle ore 17 per una serata speciale.